Siccome vengo da Roma, parlo in italiano, la lingua del nostro fondatore. I'm going to speak in Italian because I'm coming from Rome and I'm not able to speak in Rwanda, therefore Father Honoré will be translate. Al nome di Padre Generale, Padre Giacomo d'Appundacam e tutto il Consiglio Generale, vi saluto cordialmente. Jesu acusque. Come era già detto dunque le più volte che il Giubileo è il tempo in cui ringraziamo Dio per la sua presenza nella storia della Chiesa, nella storia della salvezza. Guardiamo il passato con gratitudine, ma anche con riconoscimento dei fallimenti di cui chiediamo il Signore il perdono. Oggi la provincia Sacra Famiglia ha cominciato ufficialmente a celebrare questo anno di ringraziamento per tutti i doni che ha ricevuto in questi 50 anni. Questi doni non possiamo elencare, ma fermandoci solo qui, se vediamo tanti sacerdoti, tanti giovani, le vocazioni, tante le opere, allora il nostro cuore è strapieno di gratitudine. Onore, he will do some short translation after. He is a good memory. E prima di venire qui sono andato da San Vincenzo Palotti a chiedere cosa vorrebbe trasmettere ai suoi figli qui in Africa, in Ruanda, in questo momento. E ho sentito nel cuore che Palotti ha detto: vi abbraccio tutti in Dio. Sono fiero di voi, di ciò che siete, di ciò che facete, state facendo. E vi chiedo di realizzare il carisma che il Signore mi ha affidato fondando dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. Cioè ravvivare la fede, riaccendere la carità e fare le opere di misericordia come segno dell'amore, con tutti i mezzi possibili, invitandoli tutti alla collaborazione. Questo è il messaggio di Palotti che oggi vi trasmette tramite uno dei membri della comunità. E nella persona di Eccellenza Monsignor Celestino, vorrei ringraziare a tutti i vescovi di Ruanda, cominciando da Monsignor Gahamani, che ha accolto i palotini qui in Ruanda, perché hanno aperto il cuore al carisma palotino. Questo carisma palotino è stato gettato nella fertile terra africana, ha portato molti frutti. La presenza palotina in Africa è molto ricca, cominciando da Camerun, Sudafrica, Tanzania, Ruanda, Kenya, Mozambico, Costa d'Avorio, Nigeria, siamo in 12 paesi. Allora il continente africano è molto favorevole al carisma palotino e posso dire anche dal punto di vista del generalato che il continente africano è il futuro della nostra società, della nostra famiglia palotina, includendo anche le suore palotine e anche i membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. Concludo perché non so che Onore sarà capace di ricordare di più, allora alla fine posso dire che sono privilegiato, mi sento privilegiato di poter partecipare in questa bella festa, questo bel ringraziamento al Signore. Mura cosa c'hane. Le Père Joseph Lassac, il a commencé par nous adresser les salutations du supérieur général, et puis il nous